Ma alla fine della fiera sei te che hai la possibilità di vivere totalmente bene o soffrendo. E io voglio che tu inizi a pensare che quella sofferenza lì lo decidi te e che tu decidi di darti la tua giusta importanza. La tua vita dovrebbe diventare una meravigliosa avventura di sfide gioiose, di scoperte, di consapevolezze, di quanto tu ti puoi mettere in gioco e imparare e scoprire e vivere e assaporare e percepire e crescere. Questo dovrebbe essere la tua vita e se hai paura di questo, noi dobbiamo proprio stasera dire: basta, basta, perché io ti assicuro, Francesca, che allenandoti a questa passione qua, la paura sparisce, la paura va via e tu prenderai la passione per te e per la tua vita, ma ti devi dare prima di tutto la tua importanza. È che sono passata da una situazione di quasi isolamento a una situazione, cioè di nuovo il contatto con le persone del passato, e quindi io pensavo di essere invincibile, e invece sono un attimo caduta, però mi sono rialzata subito. Vedi, finché sono da sola e non mi devo mettere in gioco, mi metto in mezzo a altre persone. Quello che è successo è che hai iniziato a sentire quelle vecchie diciture dette dalle persone, hai iniziato a, diciamo, entrare in quel mondo negativo intorno a te e se tu ti dai la tua importanza e tu dici: io sono importante, questo è il mio spazio, questo, io sono importante, ho imparato un sacco di roba e io sto andando a mettere la mia bandiera sul cima della mia montagna e io vedo te. Non, io conosco un sacco di persone negative anch'io, sai. Non mi faccio influenzare. Così, io dico, ok, però io mi mantengo qui, no? Quindi ti dai la tua importanza, la tua vita. Consapevolizzati ogni giorno della importanza della tua vita. Perché tu ancora non mi hai risposto a questa domanda qua dell'importanza della tua vita. L'importanza della mia vita. No, io mi dico sempre una cosa, mi dico, cioè se Dio ci ha messo su questo pianeta, c'è un motivo. E noi dobbiamo scoprirlo questo motivo. Te lo dico io il motivo, non che voglio parlare per Dio, ma te lo dico io. Per essere felice e per scoprire Ecco. tutto quello che lui ti ha dato in dotazione. Quindi, seduta lì, non lo scopri. Body and soul, totalmente e per sempre, come non sono mai stata amata prima nella vita. Lo dico forte, lo urlo ai venti, sono pronta per la sfida della mia vita. Amare, amare me, sì, amare, amare me, amare. Amare me, corpo e anima, body and soul. Amare, amare me, amare, amare me.